Secondo me sta male. Secondo me sta bene. Ma su, una lampada da nave. Se lo sapevo, invece delle finestre ci facevo gli oblò. Ma è allegra. Non le fa allegria? No, proprio no. A me le lampade da nave mi danno solo il mal di mare. Oh, ecco Andrea. Ciao. Ciao tesoro. Sono Andrea. Salve. Mica male, No. No, dico mica male le gambe di mia moglie da sotto in su, viste in prospettiva. Ma cosa voleva farti fare? La statua della libertà per vedere se ci sta bene? Ah beh, sempre meglio di quell'orrore di lampada che vuol metterci lei. Architetto, fammi il piacere di non dire certe cose. Mia moglie ha molto buon gusto, ha sposato me. Senti, vuoi vedere i progressi? No, grazie, diciamo che mi fido di te. Poi se scendo metto subito un piede nella calceviva. Dai tesoro, fa presto, dobbiamo cambiare. E la mia macchina? Gliela faccio portare io a casa più tardi. Ah, benissimo, a domani architetto. A domani signora. Mi dispiace caro mio, ma te la devo proprio portare via. Pazienza. E questa lampada mi dia retta, non la compri. Ne ho già comprate, 6 uguali. I muratori non possono far niente se non finisce il falegname. Il falegname non può far niente se non finisce l'elettricista. E l'elettricista non può far niente se non vanno via i muratori. Sì, e noi entreremo quando saranno andati via tutti quanti. E cioè quando saremo due bei vecchietti come quelli del cacao talmone. Ma no, stamattina hanno già portato il cancello. Che però non si può montare perché non c'è ancora il muro di cinta. E il muro di cinta non si può alzare finché il mi dice, la sedia a dondolo fa casa borghese. E allora, a me piace. Dice, scelga o me o la sedia a dondolo. Scelgo la sedia. Il dondolo mi calmi i nervi, lei me li fa venire. Ho detto bene? Andrea, mi senti o no? Sì, sì, ti ascolto. Cosa dicevo? Parlavi dell'architetto, no? Sì, ma fai bene. La casa deve piacere a te, mica lui. Senti, non ti sembra un po' troppo aperto, scollato, così? A me? Sta benissimo. E poi c'è, bello. Lasciamolo guardare, no? Non bisogna essere egoisti. Almeno tu sei giovane. C'è quella befana della baronessa che porta le scollature fino al ginocchio. Come sei esagerato. Le porta normale fino al seno. Appunto. Invece tu, povera baronessa. Che bella moglie che ho. Proprio bella, sai. Buonasera, professore. Arrivederla, assessore. Oh, caro assessore. Ehi, Andrea. E allora? No, non mi dire che la commissione non si è ancora riunita, perché allora mi arrabbio, sai? Per cosa? Per il muretto. Dai, e quante volte te lo devo dire che la giunta comunale ha un regolamento edilizio e che deve farlo rispettare? Ma che noia vi dà un muretto? Scusate, perché vi ostinate a chiamare muretto una costruzione di 50 metri per 4? Bene, chiamiamolo a loro questo permesso per la muraglia cinese. Va bene. Assicuro che è quasi impossibile averlo. Comunque, tu prova rompermi, chissà, chissà che non salti fuori qualcosa. Come facevamo quando andavamo a scuola, eh? E tu mi passavi il compito, io ti davo la merendina. Ciao. Bravo, bravo. Chissà che merendone ti fai adesso, eh? Filoni quello lì, assessore all'edilizia.